Ma Vittorio sta ancora dormendo, non ha nemmeno sentito qualche rumore, ma è sordo? O adesso lo vado proprio a svegliare, questo se lo merita. Vittorio! Che c'è? Non senti le mie cucciole abbaiare? Amore di Moshe Duff! Claudia! È luna di notte! Dai, su, scendiamo, dobbiamo vedere assolutamente! Claudia, per favore, che cavolo sta succedendo? Perché stanno abbaiando i tuoi cani? Non lo so! Senti, oddio, ci sono veramente i tuoi cani che stanno abbaiando! Andiamo! Che succede? Non lo so! Claudia, chi è che ha acceso qua la luce? Non lo so, Vittorio! Oh, paurissima! Claudia! Masha, Daffy, che sta succedendo? Che c'è? Perché abbaiate? Perché state abbaiando? Claudia, ma i tuoi cani abbaiano sempre così al vuoto? Sì. Che sta succedendo, Perché state abbaiando? Che è successo? Sì. Che sta dicendo? Ha detto che è entrato qualcuno in casa. Come è entrato qualcuno in casa? Dice così, Daffy. E vedi Masha invece cosa dice? Masha, cosa dici tu? Che sta dicendo? Davvero? Che ha detto? Che ha detto? Aveva detto che era entrato uno con un cappuccio nero, tutto vestito di nero con una maschera. Che cosa? È entrato uno col cappuccio nero? Ma quando mai il cancello è qui è chiuso? Non è possibile che... Mario, ma perché stai camminando scalzo? Ah, già, mi sono dimenticato le mie pantofoline di là. Invece io ce l'ho. Aspetta. Claudia, il cancello è aperto. E fuori è tutto buio, guardate. È buio, pesto fuori. Non si può nemmeno guardare. Claudia, guarda quanto inquietante quel viale. Basta, io... Vai laggiù, no, Claudia. Claudia, vai laggiù. No, Claudia, non mi chiudere. Allora, Claudia, ho paura. Senti queste voci. Dentro, entra dentro, Claudia. Entra dentro. Chi ha bevuto il mio latte al cioccolato? Cosa? Oh, mammina mia bella! Claudia! È finito, sentite? No, è finito tutto quanto il latte! Ce n'è dell'altro! C'è pure la carta! Ah, ok, c'è dell'altro, non è finito. Sì, solo che... erano solo tre! Guardate la carta! Oh mamma, qualcuno ha bevuto il tuo latte al cioccolato. Quindi questo ladro è entrato qui in casa, ha bevuto tutto il cioccolato di Claudia. E adesso dove cavolo è? Stai sentendo la puzza del ladro? Stai fiutando la puzza del ladro? Dalla a Masha e Daffy, vedi se riescono a trovare il ladro. Che cosa cavolo stai dicendo? Un sedere nuovo? Non si dicono ste cose! Oh! Claudia, ma sei scema, non puoi dire cacca! Non puoi dire quella parola qui su YouTube, ok? Non la puoi dire, vietato. Ah, si dice popo, non si dice si dice popo. Oh. Popo. Ecco, bravo, così non ci segnala nel video. Popo si può dire. Popo si può dire. Popo. Comunque, non vedete, allora dobbiamo trovare questo ladro. Allora, dobbiamo trovare altri indizi. Cerchiamo indizi, cerchiamo degli indizi. Questo? Oh mamma, è un panno. Ma io non l'ho messo, è una barchetta. Cos'è? Ma Harry, cioè, questo ladro l'ha messo su questo tavolo. Sì. E poi è rimasto di quella forma. Che schifo, non me lo fa toccare. Questo coso puzza come che... Masha, che c'è? C'è il ladro qua fuori? C'è il ladro? Dice di sì. Vediamo. Ma io non vedo nessuno. Vedo qualcuno. C'è qualcuno con la maglia nera. C'erano due persone. Non credo che quei due ragazzi erano i ladri, ok? Il ladro, se c'è, è entrato in casa. Magari è entrato in macchina. Controlliamo nella macchina se c'è qualche altro indizio. Fare silenzio. Facciamoci sentire. C'è qualcosa? Io non vedo niente. Ma in macchina non c'è nulla. Qui non c'è niente. Masha, che c'è? L'amore della sorellina.
Masha, hai sentito qualcosa? Che succede? Che succede? Che succede? Dia, dove hai preso questo unicorno gigante? Per farmi compagnia, che vuoi? Mamma mia, a me più che compagnia mi fa paura questo unicorno enorme. Mi porta un po' di sfortuna, però non fa niente. Oh, ci sono delle persone lì. Claudia, che stai facendo? Claudia, ti sembra il caso di fargli fare lo scivolo adesso? Claudia, ho sentito un rumore che proviene da lì dietro. Chi è che va a vedere là? L'unicorno. Masha, Daffy, andate a vedere che c'è là sotto. Claudia, avvicinati, vedi se c'è qualcosa. C'è qualcosa? Cosa c'è? C'è il ladro, perché io... Claudia! C'è il ladro dentro casa! C'è il ladro in casa! Maledì, che cavolo facciamo? No, dobbiamo chiamare la polizia! Dobbiamo chiamare la polizia! Subito! Ma... qual è il numero della polizia? Ma devo fare il numero di telefono! Daffy dov'è? Daffy, dove sei? Vicino a Masha, Claudia! C'è un ladro in casa! Per le cagnoline, non lo so, il mio unico tesoro! Che cavolo devo fare? Cosa devo fare? Questo unicorno perché mi dà un po' di fastidio alle mani. Claudia, aspetta! Non puoi entrare in casa, Claudia! Claudia, il ladro prima è passato per di qua, ha chiuso la porta qui! Qui! Ed è entrato dentro! Andiamo a vedere! Shhh. Adesso facciamo che il frigorifero è aperto. Ritorniamo a dormire! Claudia, il frigorifero è aperto! Massimo, dormire pure sul divano! Come fai a dormire sapendo che c'è il ladro? Andiamo avanti. Il ladro è di qua, Claudia. Perché ci sono le mutande? Perché il ladro è entrato in casa. Oh. Chi va avanti? No, io non voglio andare avanti. Nemmeno io. Facciamo che ti copro le spalle. No. Il ladro ha cercato dentro la mia valigia le mie mutande. Ci sono le mie mutande. È tutto quanto aperto! Il ladro è passato per di qua. Io ho messo un bicchiere nella mia camera. Meno male che c'è ancora il berretto della Vitto Family. Sì. Allora il ladro non è qua, sta in un'altra stanza. Io non voglio vedere tu, qui. Che stai facendo? Che cos'è questa? Vabbè. Comunque, mamma Vittorio, guarda, c'è un gettone. Oh, è mio, questo è mio. È un soldo, ti ho fregato. Allora, una spilla da balia. Che ci fa dentro il mio portagioie? Questa è tutta roba tua. Sì. Claudia, dobbiamo trovare il ladro. C'è il ladro in casa. Sbattimi la porta in faccia. Non ti ho sbattuto la porta in faccia. Aspetta, c'è l'ultima stanza. Questa qui. Ci sono le luci accese anche qui. Oh. Basta, non mi sono scocciata isolato. Claudia, che fai? Dormi? Sì. Il balcone è aperto, Claudia, qua. Mi sa che il ladro se ne è scappato di nuovo. Se ne è andato il ladro, mi sa, guarda. La fine... qua il balcone è aperto. No, mi sa che se ne sarà andato. No, perché poi continua qua e fanno ci e poi... cioè, guarda, mi sa che se n'è andato perché qua si esce. Qua si torna alla macchina. Mi sa che se n'è andato da qualche parte. Andiamo a vedere. Avrà rubato qualcosa e se n'è andato. Una molletta a terra. Basta. Questo non è un ladro, è un distruggitù. Non so dove cavolo sia finito questo ladro, ma mi sa che se n'è andato perché non lo vedo più. No. Claudia, mi sa che il ladro se n'è andato, però dobbiamo stare attenti perché potrebbe ritornare. Però io ho paurissima. La Vitto Family non ha paura di nessuno. Perché io ho paura soprattutto per Masha e Daffy, perché erano qua e è molto semplice rubarle se avere un cane in casa. Masha e Daffy sono al sicuro, stanno lì. Un ladro, quale cane?
Vabbè, Vitto Family, io sono Vittorio. E io sono Claudia. E ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao. Ciao. Interrompiamo il programma per presentarvi le magliette della Vitto Family. Il prof a scuola vi ha dato troppi compiti? Indossate maglietta e berretto della Vitto Family e sarete talmente felici da diventare super veloci. E riordinerete la vostra cameretta in meno di un millisecondo. Aiuto, Vittorio, salvami da Freddy! E grazie alle magliette della Vitto Family avrete il super coraggio. Freddy, ho la maglia della Vitto Family, non ho paura di te. Ah, ah, che fatica, ho tantissima sete. E grazie alla borraccia della Vitto Family sarete sempre dissetati al punto giusto. Diventerete super coraggiosi. Sì! Magliette, berretti, borraccia e molto altro su vittorioloffredo.it. Fissate le lucine in movimento, fissatele e sognate. Ordinate oggi stesso i gadget della Vitto Family, disponibili su vittorioloffredo.it. Attenzione, sono talmente belli che potrebbero accecare i vostri amici.